Venerdì 30 giugno 2017, Monte Pepe. Mossa dalla voglia di risolvere il problema, Nunziatina andò a cercare Pippa a casa, senza parlarne con Rosa. Davanti al portone dell'abitazione della donna si rese conto però che non c'era un campanello. Allora urlò il suo nome da sotto con tutto il fiato che aveva nei polmoni, affinché potesse farsi sentire. E l'altra, infatti, si affacciò dopo pochi istanti con l'aria preoccupata. Le sembrò fin troppo agitata e guardinga per il semplice fatto di avere qualcuno alla porta. Che lei e la sorella non fossero abituate a fare vita sociale era cosa risaputa, ma così sospettose pareva proprio strano. Tuttavia, dopo essersi accertata che si trattava di una conoscente, Pippa si affrettò a scendere e aprire, poi la invitò a seguirla al primo piano dove c'era la cucina. Nella stanza si era diffuso un odore intenso di broccoli. «State cucinando, sento», esordì Nunziatina. «Preparo pi pranzo. E voi che ci fate qui?» Nunziatina tergiversò qualche minuto prima di rispondere, portando il discorso su un tema neutrale. Si misero a parlare di tarocchi, la terza carta, la quarta, quella sopra, quell'altra sotto. Nel mezzo delle chiacchiere fece capolino una ragazza. Con aria intimidita salutò subito Nunziatina, facendo un mezzo inchino, poi si rivolse a Pippa con un sorriso. «Idre e miei nipoti, Celeste, figlia di mia sorella emigrata a Torino tanti anni fa. Non ve la ricordate, vero?» Nunziatina provò ad andare indietro nel tempo, ma non le venne in mente niente. All'improvviso un'immagine inattesa. E come? Si rammentò di certe scene vissute in piazza quando passavano le sorelle Tomarchio. Allora lei era ancora una bambina, ma sentiva i commenti di sua madre ogni qualvolta si parlava delle tre grazie di Monte Pepe. Erano talmente belle da essere corteggiate da quasi tutti i maschi del paese, eccetto vecchi e bambini, anche se qualche arzillo nonnino non disdegnava di sbavare loro dietro rendendosi ridicolo. Erano tartassate da inviti di ogni tipo da parte di spasimanti pronti a farsi anche chilometri a piedi per vederle. Ogni sguardo delle ragazze suscitava sogni illeciti. Com'è che poi si fossero ridotte in quel modo nessuno riusciva a spiegarselo. Alfia era rimasta senza denti e girava in ciabatte. Pippa non era da meno, trascurata e sciatta, tanto da sembrare il fantasma della dea che era stata. E per risultare più credibile, Nunziatina aggiunse: «Mi ricordo pure il giorno in cui arrivò la brutta notizia di vostra sorella. Tutti provammo un dispiacere grande. Morire a così, schiacciata sotto un camion. Povera anima innocente. Dissero che la bicicletta fu disintegrata nell'impatto. La ragazza aveva abbassato lo sguardo per il brutto ricordo legato alla madre. Idra è a figlia più piccirida di Gina. Le sue sorelle, continuò Pippa, arrestaro a Torino. Si sono sposate, hanno figli e un travaghietro. Ma Celeste ha bisogno di stare qua con noi per ripigliarsi di un momento difficile. L'amo aiutare. Sì, cara Nunziatina, Celeste, avevi bisogno di aiuto. Da Catena Fiorello Galeano, Granita e Baguette, Giunti Edizioni. Leggi con me.